facendo la sicurezza e partiamo con qualcosa di concreto, con qualcosa di forte, perché questa storia possa essere applicata a questa data, alla prima. Lo possiamo usare specificatamente per aiutare gli atei a capire che Dio c'è, per aiutare le menti illuministiche, per aiutare le menti alla fine cartesiane, per illuminare le menti matematiche, come lo sono stato io. Allora, vado direttamente ai segni, perché attraverso ciò, se facciamo attenzione, possiamo toccare, tra virgolette, Dio con mano. Quindi questa Madonna compare e tre bambini di Fatima nel 1917 e gli dice di venire per 6 mesi consecutivi in questo posto, alla fine, che poi alla fine lei si rivelerà. Ora, dovevano mantenere il segreto questi bambini, non dovevano dirlo a nessuno che gli era comparsa questa Madonnina. Alla bambina più piccola gli è scappato e hanno visto i beni, poi tutti quanti hanno preso dei bugiardi che si erano inventati questa apparizione e così via. Però la gente incuriosita cominciava ad accorrere in questo posto dove c'erano le cosiddette apparizioni. Allora i bambini presero una bella spina con tutto che vedeva la Madonna, dice, ma voi vedete la Madonna, ma noi non la vediamo la Madonna, quindi come facciamo ad avere la certezza concreta che veramente sta Madonna vi è apparsa? Allora i bambini, questa domanda cosa hanno fatto? Come vanno i bambini? Mamma, perché questo? Papà, perché quest'altro? No? Allora il bambino lo chiesero con la parte della Madonna, gli chiesero questo fattore, Madonnina, come facciamo noi a dimostrare agli altri che veramente lui ci appare, ci parli, gli altri non ti vedono, come facciamo? E la Madonna gli disse il 13 di luglio, cioè non vi preoccupate se vi hanno detto così, ma dite che fra 3 mesi esatti, allo stesso giorno, alla stessa ora e nello stesso punto, ci sarà un grande prodigio nel cielo che tutti quanti potranno vedere e credere. I bambini quando hanno detto questa cosa, mamma mia, la precisione, proprio la matematica, più che matematica, fra 3 mesi esatti, cioè allo stesso giorno, alla stessa ora, allo stesso punto. Allora, immaginate la curiosità della gente con una profezia così, così precisa. Allora, la gente comincia a aumentare il numero fino a 70.000 persone, cioè 70.000 persone, che tutti quanti, c'era paura, il sindaco alla fine, cioè le persone alla fine, le forze dell'ordine erano tutte spaventate, perché se questo fattore non si realizzava, lì a finire, come si dice, no? Li linciavano, infatti il sindaco, tutti quanti cercavano di dissuadervi da questo pensiero, ma i bambini esistevano. Ora il 13 di ottobre a mezzogiorno, sempre lo stesso posto dove hanno avuto l'apparizione, vede che c'erano tutte queste persone e più avvicinava, lei gli dice di chiudere gli ombrelli, gli ottimo tutti quanti hanno avuto questa visione collettiva. Ora se il sole, hanno visto il sole che girava su se stesso, danzava e poi come se si staccava dal firmamento e gli piombava addosso. Ora se fisicamente il sole realmente avrebbe fatto ciò, lo vedevamo anche a Roma, anche a Napoli, anche qui in Sicilia, quindi è stata una visione collettiva, bene, di tutti quanti. Però il fatto sta che sono 70.000 persone che hanno avuto questa visione e tante persone poi erano zoppi, ciechi, insomma storpi, e alla fine di questo movimento del sole sono guariti. Ma questo qua ce lo potrebbe, poi dopo che si erano bagnati, appena è uscito un'altra volta il tempo normale, sono subito diventati asciutti. Ci voleva un po' di tempo per asciugare, 3, 4, 5 ore per c'era il sole forte, però sono subito asciugati. Alla fine adesso c'è una storia che è successa a Fatima e qualcuno ci potrebbe dire, vabbè, ma ve l'hanno raccontata, va bene, potrebbe finire qua. Ma la Madonna disse ai bambini che loro due, i bambini più piccoli, Giacinto e Francesco, 7-9 anni, dovevano presto morire. E Lucia, poi divenuta Lucia, doveva campare al vivere a lungo. Uno potrebbe pensare, guarda, i bambini però si sono magari martirizzati, hanno fatto un sacco di digiuni, in 2 anni, si sono mangiati la vita e rivederci in pace, no? E quindi potrebbe essere qua. Ma la bambina Lucia, quando è che è vissuta? Quasi 100 anni è vissuta, no? E come facevano i bambini a dire queste cose così precise, che i bambini presto sarebbero morti, dopo 2 anni circa sono morti? Che Lucia dovrebbe vivere a lungo perché doveva divulgare la devozione al cuore immacolato di Maria. E come è successo? Che Lucia è vissuta quasi 100 anni. Ma non solo.
Questa guerra presto finirà. Siamo nel 1917, siamo intendo con un presente storico, va bene? Quindi siamo nel 1917. E quando è che finirà la prima guerra mondiale? Nel 1918. Quindi presto questa guerra finirà. Com'è stato? È finita. E come la facevano i bambini a sapere? Che Portogallo era neutrale, se non vado errato. E quindi presto questa guerra è finita. Non so, cos'è che poi ha detto la Madonna? Gli ha detto che se gli uomini non si convertiranno, il Dio, è scritto nelle memorie di teologia, il Dio manderà un'altra guerra. Noi possiamo metterci una parentesi come per dire alla fine Dio permetterà, perché poi è sempre il diavolo quello che stuzzica, no? E combina le situazioni brutte. Allora Dio manderà un'altra guerra peggiore della prima. E per capire che non è una cosa così, ci sarà un grande segno premonitore di questa seconda guerra, cioè di questa altra guerra peggiore di questa, una grande luce nel cielo. Ora, prima di scoppiare la seconda guerra mondiale, qualche giorno prima, è successo che nel globo della Terra, in questa sfera così del mondo, come la vogliamo chiamare, ai due poli del nord, cioè polo nord e polo sud, si concentrano degli ammassi di elettroni, e quindi quando si fanno tanto, alla fine poi ogni tanto succede una tempesta di elettroni che scoppiettano e si apre una grande luce di diamante e fa tutta una luce, però sono i due poli estremi della Terra, polo nord e polo sud. Ora, che è successo? Che prima della seconda guerra mondiale ce n'è stata una gigantesca sia al polo nord che al polo sud, e questa del polo nord si è vista in tutta Europa, che di notte scoppiettavano queste gemelle, e io ho conosciuto delle persone che hanno visto realmente, sono venuti da testimone quando siamo andati a Campofranco, c'era una suora che mi raccontava, fra Valentino, io queste gemelle le ho viste veramente, erano come tanti focherelli nel cielo che scoppiettavano. E corrisponde alla testimonianza con quello che dice la scienza e tutto. Fatto sta, com'è stato che dopo che c'è stata questa aurora boreale, questa tempesta di elettroni gigantesca, profetata dalla Madonna, nel contesto della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, dove si parlava dell'Eucaristia, della confessione, della comunione, quindi non a caso succede questo nella Chiesa. Dopo che esplode questa grande luce nel cielo, paf, Hitler cosa fa? Va in Polonia e scoppia la seconda guerra mondiale, che sarà peggiore della prima. Come facevano questi bambini a sapere questo? 7 anni, 9 anni e 10 anni, come facevano? E ci sono cose, cioè, dette prima di quanto sono successe, articoli di giornale, scritti, documenti, e poi realmente successi con una, cioè, tremenda precisione. Non so se ne vogliamo ancora, qualcuno dopo di ciò che cosa dovrebbe dire? Se qualcuno dopo di ciò potrebbe dire, ma sai, qua c'è un Salmo 31:9, quello tra parentesi, che dice, vi ricordate? Di non essere come il burro e come il cavallo, privi di intelligenza. Ora, questi bambini, la Madonna gli disse che se la Russia non si fosse convertita, avrebbe sparso i suoi errori nel mondo. Siamo il 13 di ottobre del 1917. Il 24 di ottobre del 1917 la Russia si ritira da questa guerra mondiale e se ne va a casa sua e fa la guerra civile interna per combattere gli zar, e incomincia a entrare la filosofia del comunismo. Com'è finita? Chi ne sapevano i bambini? Questa Russia ci pareva una donna, pensavano che era una donna questa Russia, e invece era veramente la Russia. Allora dice, ci spargerà i suoi errori nel mondo. Adesso guardiamo che cosa per esempio ha combinato il comunismo. Quindi spargerà i suoi errori nel mondo, ma non temete, perché alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Che l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, è crollata. Quando? Che giorno? Nel 1991 mandò a fare l'opposto, il giorno dell'Immacolata Concezione. Che ne pensate? 8 dicembre del 1991, giorno dell'Immacolata Concezione, il cuore immacolato di Maria trionfa. Parlando della Russia, ma che bella questa, come si potrebbe dire? Com'è? Allora, come si potrebbe dire? Cos'è? Una favola questa qua? Che cos'è? È una tremenda latina verità che Dio ci propone quando gli dà, ma avete visto che ci sono? Cioè, ma avete visto che esiste?
Ma vi volete svegliare? Ci dice il Signore, che c'è veramente il paradiso, c'è veramente la festa senza fine, non siamo qua tanto per, ma c'è veramente l'estasi eterna, tra virgolette, come l'estasi dei santi. Che cosa ho visto e ancora di veramente strano a Fatima? La pioggia, allora preannunziata, cessare di cadere, la densa massa di nubi irrompere e l'astro re, cioè il sole, disco d'argento fosco, in pieno zenith apparire e cominciare a danzare in un ballato violento e convulso, che grande numero di persone immaginava essere una danza serpentina, di così belle e rutilanti colori che ha rivestito successivamente la superficie solare. Miracolo, come gridava il popolo, fenomeno naturale, come dicono i saggi, ancora non ho cura di saperlo, ma soltanto di affermarti quello che ho visto. Il resto è con la scienza e con la Chiesa. Fatto sta che tutto ciò era stato annunciato esattamente 3 mesi prima che accadesse. Prova ne è stata tutta la gente che là, in quel posto, attendeva, fedeli e increduli. E ciò che attendeva accadde, fu proprio così. Rivelazione della Madonna ai 3 bambini nell'apparizione del 13 luglio 1917. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel regno di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a punire il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Suor Lucia dos Santos ha detto e ha individuato questa grande luce con l'aurora boreale che ci fu nel gennaio del 1938. Per una curiosa coincidenza, Adolf Hitler scrisse di aver deciso l'Anschluss, cioè l'annessione dell'Austria, che in qualche modo si può dire inizia i grandi movimenti della Seconda Guerra Mondiale, proprio in una notte di gennaio del 1938. Il messaggio della Madonna prosegue. Per impedire tutto questo, sono venuta a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolterete le mie richieste, la Russia si convertirà e avrete pace. Diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto. Diverse nazioni saranno annientate. Infine, il mio cuore immacolato trionferà. Questa consacrazione è stata fatta soltanto nel 1984 da Giovanni Paolo II. All'epoca, nel 1917, i bambini, i pastorali non sapevano chi fosse la Russia e pensavano che Russia fosse il nome di una persona, di una donna molto malvagia. Il 1917, che è l'anno delle apparizioni, è anche l'anno della prima affermazione in Europa di un regime totalmente ateo. La Russia comunista diventa il primo stato ateo, con un governo che ha fra i suoi programmi la lotta alla religione, la chiusura delle chiese e la persecuzione dei credenti. Tra i milioni di vittime del regime ci saranno cristiani di ogni confessione. Una coincidenza che ha interrogato molti è il fatto che la data di morte dell'impero sovietico, cioè la data in cui fu letteralmente sciolta l'URSS, è l'8 dicembre 1991, cioè il giorno dell'Immacolata Concezione. Eh sì, proprio come detto dalla Madonna, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E poi confidò a Lucia il terzo segreto di Fatima. Vedemmo un vescovo vestito di bianco, scrive la veggente.
abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli sparavano vari colpi di arma da fuoco. Roma, 13 maggio 1981. La Papa Mobile costeggia il colonnato, sulla destra guardando la basilica. E poco prima di arrivare all'altezza del portone di bronzo, Karol Wojtyła prende in braccio per un istante una bambina con i riccioli biondi. La solleva in alto, quindi si gira a restituirla ai genitori. Sono le 17:17. La Browning calibro 9 di Mehmet Ali Akca spunta tra le teste delle persone intente a guardare il Papa o a fotografarlo. Eh sì, fu un vero miracolo, ottenuto anche grazie alle preghiere e ai sacrifici dei tre bambini offerti affinché il Santo Padre non morisse. All'ultimo appuntamento con la Madonna alla Cova de Ira accorrono ben 70.000 persone da tutto il Portogallo. È il 13 ottobre 1917. Voglio che continuino a pregare ogni giorno. La guerra finirà presto, i soldati torneranno a casa. Il tutto dura circa 10 minuti, come riferiranno i presenti e le cronache dell'epoca. Il miracolo del sole viene osservato anche da numerosi testimoni distanti dal luogo delle apparizioni. Anche Pio XII affermerà di aver visto un fenomeno in cielo, in qualche modo ricollegabile al miracolo del sole. Con il miracolo promesso dalla Madonna, il ciclo delle apparizioni è terminato. Suor Lucia dos Santos è morta il 13 febbraio 2005. Per più di 83 anni la sua vita è stata un misto di visioni, locuzioni, messaggi sconvolgenti, profezie. E pensare che il 13 giugno del 17, ancora bambina, era stata lei stessa a chiedere alla bella signora della visione di portare in cielo tutti e tre i piccoli veggenti. Sì, era stata la risposta. Giacinta e Francesco li porto tra poco. Ma tu resti qui ancora qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Ciò che importa è che tre bambini ignoranti e poveri avevano potuto vedere qualcosa che sarebbe accaduto quasi 70 anni dopo. Avevano visto in anticipo il martirio di tanti cristiani e la lotta dei sistemi atei contro la Chiesa, culminata con il tentato omicidio di Giovanni Paolo II. Che ne pensate? 8 dicembre del 1991, giorno dell'Immacolata Concezione, il cuore immacolato di Maria trionfa. Parlando della Russia, ma che bella questa, come si potrebbe dire? Com'è? Allora, come si potrebbe dire? Cos'è una favola questa qua? Che cos'è? È una tremenda, alla fine, verità che Dio ci propone molto di te. Ma avete visto che io ci sono? Cioè, ma avete visto che io esisto?
ma vi volete svegliare, dice il Signore, che c'è veramente il paradiso, c'è veramente la festa del Giardino. Per la maggior gloria di Dio e la salvezza del maggior numero di anime possibili. Meta questa è corona eterna della nostra fede. Ah. Grazie Gesù. Grazie Maria.